Senti, qui il vostro Matt e oggi sono andato alla posta e mi hanno consegnato delle bellissime lettere. Guardate quante sono! Oh, grazie mille, tutti i miei fans! Di solito volete tutti molti tutorial su quello che vi piacerebbe avere. Oggi andremo a scegliere una lettera a caso e poi costruiremo quello che verrà fuori nella lettera, ok? Vado a vedere. Forse ho trovato. Sì, ho trovato una lettera! Oh, bene, andiamo ad aprirla! Leggiamo. Ciao Matt, potresti fare il tutorial del circo di carta firmato Aurora. Oh, tu Aurora, ma certo, possiamo fare il tutorial del circo. Adesso vado subito a dirlo a Rick e poi lo faremo sicuramente. Dai allora, chiamiamo tutti insieme Rick. 1, 2, 3. Rick! Ciao a tutti! Mi avevo sentiti e infatti vi rispondo subito che questo circo di carta si può fare! Yes! Andiamo subito a vedere cosa ci servirà per questo fantastico tutorial. Allora, come vedete, noi qui abbiamo già un bel cartone. È un cubo, ecco, è un cubo. Ma voi potete farlo anche un po' più stretto, un po' come volete. Poi cosa ci servirà? Ci servirà un altro cartone, sempre meglio bianco, perché il bianco, come vedete, è il colore che si alterna all'altro colore. Ecco, poi voi potete farlo rosso, poi potete farlo blu, potete farlo verde, giallo, come volete. Però il colore alternato è un po' lo stile del circo, quindi terremo questo. Allora, poi ci servirà un pennello per colorare e anche delle tempere, o meglio ancora degli acrilici che sono più coprenti. Poi ci servirà un pennarello per segnare le parti da tagliare, un righello per aiutarci a tagliare. E poi per fare le decorazioni dentro ci serviranno dei pezzettini di carta. Quindi, siete pronti? E allora, tutorial! Ok, queste sono le misure che andremo a fare per ritagliare la parte davanti. Quindi 3 centimetri, 7 di lato, 7 dall'altra parte e 4 da sotto. Queste misure sono però indicative, non sono così importanti. E voilà, togliamo questa parte, andiamo adesso a ritagliare di lato. Andiamo a calcolare 7 e mezzo di qua, 7 e mezzo di là, così. Poi il centro tra loro due è ancora 7. Noi adesso andiamo a tagliare la parte centrale, così. Ok, poi andiamo a tagliare questo. Thank you.
così. E poi andiamo non a fare un taglio, ma andiamo solamente a dargli una piega, ecco. Cerchiamo di far sì che il cartone si pieghi qui, perché qui abbiamo poi le nostre quinte e quindi ci serve. Allora, adesso andiamo a fare pressione da sotto e pieghiamo così. Pieghiamo. Voilà. La stessa cosa la faremo da questa parte. Adesso possiamo piegare. Vediamo. Sì. Inizia già a prendere forma. Adesso dobbiamo mettere una base proprio qui. Quindi questo palcoscenico qui, proprio in fondo, ok? Fanno passare. L'unica cosa è che bisogna mettere un altro pezzo di cartone proprio che vada a inserirsi fino in fondo. Quindi andiamo a prendere un pezzo di scotch e andiamo ad inserire, andiamo a prendere un pezzo di scotch e andiamo ad inserire proprio così, questo così, voilà, fino da davanti, questo è il primo pezzo qua. Adesso andiamo a inserirlo laggiù in fondo. Voilà, il palco è fatto. Voilà, molto bene, allora, adesso cosa andiamo a fare? Andiamo a fare il tetto, va bene? Adesso vi faccio subito vedere il modello dall'alto. Perfetto, Matt! Allora, adesso questa parte la andiamo a incollare proprio in cima. Quindi mettiamo dei pezzi di scotch, uno al centro e due di lato. Voilà! Com'è? Andiamo a segnare. Per far scorrere il nostro sipario. E adesso andiamo a costruire il sipario. Per fare il sipario ci servirà ritagliare un altro pezzo di cartoncino come quello di prima, proprio della misura corretta. Andiamo a prenderlo. Perfetto, allora questo è il foglio ritagliato. Qui di lato la fessura, per farlo entrare, l'ho allargata un po' rispetto a prima, quindi se riuscite allargatela a piena dovere. Adesso questo è il sipario e funziona bene. Voilà, come vedete adesso stiamo mettendo dello scotch di carta proprio nei punti dove poi rimarrà il bianco. Invece in queste parti coloreremo con il blu. Thank you.
Perfetto! E adesso che abbiamo colorato tutto il nostro circo, non ci resta che attaccare una decorazione al centro del palco e poi andiamo ad assemblare tutto. Così abbiamo terminato. Bene, Orsetti, abbiamo finalmente finito! Vai! Spero tanto vi sia piaciuto questo tutorial e se vi è piaciuto mandateci delle foto, mettetele nei commenti, iscrivetevi al canale e non lo so, fate qualcosa, fateci vedere, ecco, vogliamo vedere se questi laboratori riuscite a farli, ecco, questo qui è uno un po' più difficile anche per grandi, quindi è una scommessa, ecco. Quindi grazie ancora a tutti di averci seguito fino in fondo, un saluto da Rick e da Matt Roll!